Ci sono dei libri che hanno avuto e continuano ad avere un meritato successo. Uno di questi è senza dubbio Sei capelli per pensare di De Bono, un testo che molti di noi di certo avranno letto, senza entrare nel merito del contenuto, che come abbiamo detto è utilissimo, ma guardiamolo da un punto di vista tecnico per trarre quei suggerimenti che possano esserci utili per scrivere e strutturare i nostri libri. Molte di queste pagine di questo testo potrebbero essere definite superflue. In questo senso, ci sono in questo libro tantissime ripetizioni. I concetti vengono ripetuti tante, forse troppe volte. È vero che può essere fatto a proposito, può essere fatto per rinforzare un concetto, ma è molto pericoloso cadere nella trappola delle ripetizioni, soprattutto se non sei De Bono e il testo che stai scrivendo è il tuo primo libro, quindi curate molto questo aspetto. E poi forse si potrebbe ragionare anche sulla suddivisione, sulla struttura. Sono 47 capitoli, ma molti di questi capitoli in realtà avrebbero potuto essere inseriti come paragrafi di capitoli più grandi e più ampi, in modo da dare già nell'indice una struttura più definita che sarebbe rimasta con più facilità nella memoria del lettore. Invece utilissimo è anzi la scelta di inserire alla fine di ogni trattazione, di ogni cappello, una sorta di recap di quali siano le caratteristiche del cappello, che sappiamo è un approccio che De Bono suggerisce, quindi punti fondamentali. E con sei pagine, una per ogni cappello, abbiamo tutto lo schema del libro. Quindi ricordiamo, stiamo attenti alle ripetizioni, ma stiamo anche attenti a come strutturiamo il nostro testo. A volte lo frammentiamo in modo eccessivo e per il lettore non è del tutto agevole. Per il resto, sicuramente è un libro da leggere. Buona lettura e buona scrittura.